Come fa un personaggio a consegnarsi alla leggenda televisiva? Pietro Germina, amici miei, lo avrebbe definito il genio, quell'atto istintivo, immediato, capace di rendere un momento indimenticabile, trasformare una situazione normale in un momento eccezionale. Ecco, in questo elenco i buontemponi contemporanei aggiungerebbero certamente il signor Giancarlo, uno storico concorrente della Ruota della Fortuna, storico quiz condotto su Rete4 da Mike Bongiorno. Sembra pure superfluo rievocare il momento preciso, trattandosi di uno dei momenti di TV trash più noti e visti su YouTube. Il signor Giancarlo è chiamato a completare la soluzione ad un quesito sulle Amazzoni, il popolo di guerriere appartenenti alla mitologia greca. La soluzione, naturalmente, è vinsero battaglie grazie alla loro fuga. Ma Giancarlo si trovò davanti a una carenza di vocali che aprì ad una perla televisiva oggi indimenticabile e, pur di pronunciare in TV il sinonimo dell'organo riproduttivo femminile, sbagliò di proposito la risposta, suscitando ilarità nel pubblico e Paola Barale, oltre che la quasi indignazione di Mike Bongiorno. La leggenda del signor Giancarlo. Strano che Gerry Scotti, un vero cultore di Mike Bongiorno, noto anche per le sue gaffe, e considerato da quest'ultimo un suo erede, abbia dedicato proprio questo omaggio al grande personaggio televisivo, scomparso qualche anno fa. A Caduta Libera, il quiz di successo condotto da Scotti nei pomeriggi di Canale 5, è stata infatti riproposta la stessa domanda ad un concorrente nella puntata del 18 febbraio. E su internet si è scatenato immediatamente un putiferio, con tantissimi utenti che hanno invaso il sociale e tirato in causa un account Twitter appositamente creato molto tempo fa e ispirato proprio al signor Giancarlo. La leggenda della fuga delle Amazzoni. La leggenda delle Amazzoni, che occupano un posto importante nella mitologia greca, vuole che queste donne cavallerizze, durante i loro combattimenti simulassero una fuga, come gli Oriazzi contro i Curiazi, per poi girarsi rimanendo sul cavallo in corsa ed incoccando una freccia sul loro arco infallibile, uccidendo infine l'inseguitore. Se erano destre, si tagliavano il seno sinistro per non avere impedimenti con il lancio del preciso dardo. Da qui la loro leggenda che arriva fino ai giorni nostri. Chi se ne frega.